Corruzione capitale, questo è lo scandalo degli ultimi giorni in Italia. La corruzione che impoverisce il sistema e il paese. In questo quadro si inserisce anche il territorio abruzzese, che ha visto nell'ultimo anno tremare punti cardine dell'economia come le banche. Ultima, in ordine di tempo, la Terca, se poi le disavventure della banca di Chieti, la Cari Chieti. In questo scenario arrivano le riflessioni di un abruzzese, oggi rappresentante della legalità e della vigilanza sul sistema criminoso. Aggregare cittadini, piccole imprese, risparmiatori per far nascere una nuova iniziativa bancaria nel pieno di una evoluzione, tempesta diciamo così, finanziaria che ha coinvolto, come è noto, anche il sistema bancario abruzzese in un modo dirompente. Ebbene, vedere nascere una banca nuova così radicata sul territorio in questo momento è un fatto assolutamente positivo ed è garanzia peraltro di buona amministrazione del risparmio, buon utilizzo delle risorse raccolte. C'era da aspettarselo quello che è successo alla Tercas, ovvero che potesse essere coinvolto anche l'Abruzzo in questa storia di corruzione? Certo, la vicenda Teramana ha assunto dimensioni finanziarie, connotazioni di una qualche gravità, diciamo così, che poi ha portato all'esito che conosciamo tutto. Adesso c'è una nuova banca che ha rilevato la proprietà di due istituti di Pescara e di Teramo. Io mi auguro che questa nuova banca, anzi sono certo che questo accadrà, starà vicino alle iniziative, alle imprese locali, vicino al territorio. Vi è un contesto di grandissima trasformazione, frutto degli effetti della crisi, che prelude a un nuovo assetto, e dentro questo quadro questa iniziativa di oggi assume un valore ancora più rilevante.